Ok, ciao a tutti. Sono Alex e bentornati in questo nuovissimo video. E anche faticosissimo. Nuovissimo e faticosissimo video. Questo è un vlog epico, super epico, ultra epico. Perché se vi dico dove sono non ci crederete. Tanti turisti per una cosa sola da vedere. Se siamo in campagna, che cosa c'è di bello da vedere? Insomma, io proverò a indovinare. Proprio questo, sapete cos'è? Ditemelo. Allora, in pratica sono sul Vesuvio con la mia famiglia e là c'è il cratere. Niente, mi sta chiamando solo mia madre per fare una foto. Comunque, questo è il magnifico cratere del Vesuvio. Vi immaginate se adesso io scorreggio e erutta il vulcano? Scorreggio e erutti vanno molto d'accordo. E niente, proprio siamo a un momento per toccare le nuvole e il sole. Veramente ragazzi, io sono sbalordito di questo, della nostra Italia, cioè una cosa bellissima a vedere il mare. Guardate là, tutti i paesi, città anche, e io invece sono proprio qui sul Vesuvio, il Vesuvio vesuviano napoletano di tutto, tutto e di tutto. Ma vai a ascoltare. Adesso, mentre stiamo camminando, ci sta passando una nuvola sopra di noi, anzi siamo proprio dentro la nuvola, cioè una cosa impossibile. Adesso, se riesco a farvi vedere, c'è una cosa che può succedere sempre. E aspettate un secondo. Mamma, io vedrò. Allora, se non c'è qui... Vedete quel fumo che sta uscendo? È una cosa del tutto normale, vero mamma? Aveva detto così. Sono due indicazioni. Ah. Il cratere del Vesuvio. Cratere del Vesuvio. Comunque, sono dimenticato di dirvi che magari fra 50 o 100 anni il Vesuvio dovrebbe nuovo eruttare. E c'è un tappo di 3 km che attappa il magma, no? Boh. Quante cazzate che spari, Alex. Scusate, ma mio padre si è intromesso nel video. Che figuraccia. Vabbò. Comunque. Adesso
Da qua posso vedere sia Napoli che tutto. Castellammare, Salerno, tutto, Amalfi, non lo so. Comunque, prima vi ho fatto vedere degli scheletri, no? Ecco, tutti quelli sono morti a causa dell'eruzione. E niente. Ah, il fumo è salito di 30 metri in cielo, cioè è una cosa pazzesca. Comunque, niente. Adesso vi faccio vedere ancora una volta il fumo più vicino, quello che sta uscendo da adesso, in questo preciso momento, da terra. Ah. Big money! Non so che cazzo ci facciamo di big money, ma vabbè. Potevo rubarli. Ma sono un ragazzo d'oro, quindi non lo faccio. E mi sa qua è proprio impossibile guardare. Ho preso un punto sbagliato, ragazzi. Niente. Comunque ci vorrà. Se sei uno veloce a camminare ci metti mezz'ora almeno, prima qua. Uno lento, un'ora e un quarto, che è cose così. C'è Gesù bambino. Ah, forse per quelli che sono morti. Ma vabbè. Niente. Tra poco concluderò il video perché cosa te che faccio vedere? Un buco nella terra. Comunque là vediamo ancora un po' il mare e niente. Siamo un po'. Magari ci siamo andati un po'. Un po' troppo perché era più o meno verso lì la cosa di vapore, ma vabbè, fumo, vapore, chiamate come volete. Comunque un paesaggio così, cioè, una figata super, anzi, stra-enorme. Io lo dico, Napoli sarà pieno di truffatori, ladri, spacciatori di droga, per una vale l'altra. Magari c'è chi fa ridere, ma c'è anche chi farà piangere. Questa è, diciamo, più o meno la metà della vergogna dell'Italia, possiamo dire. Sono contento di essere qui, anche se, come ho appena detto, ho spiegato, tutta una bardana, non c'è voglia di ripeterla, niente. Non lo so, sto inciampando da un'ora su queste pietre per rifare il video, perché sto guardando il telefono, e io intanto inciampo sulle pietre. Ma vabbè. Dettagli, dettagli. Intanto qua abbiamo dei licheni che c'erano già al tempo quando è eruttato il vulcano. Questo è un lichene. Possiamo dire un po' leggermente prezioso, ma adesso non sparare cazzate, ma vabbè. Se trovo una pietra come ricordo. No, eh. Trovo una bella pietra, me la porto a casa. Perché io sono fanatico da storia e quindi niente. Sono fatto così. Siamo fatti così. Siamo proprio fatti così. Comunque, meglio, non so, io dico che possiamo concludere col video. Intanto devo ancora fare tutto quello, non ci volete leggere il telefono in mano, tra l'altro. Due, sempre lo stesso buco, niente. Tre, c'è solo quello a vedere. O il mare, che tra poco a noi non ci ritorna a noi, o il vulcano, che speriamo che non erutti già oggi. Comunque, spero anche c'è una panda un po' tarocca, si vedrà, tipo del Napoli. No, dai, scherzo, Giuseppe, non offenderti. Comunque, pollice di like, scrivete tantissimi commenti,
polizia. Guarda. Cioè non resiste. Sto cosa tiri giù più che puoi, già casca. E se però scadi là sotto, mi sa che... Fatemi una botta alla testa, ci dice il mese. Comunque, se avete tantissimi like, commenti. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi subito al canale. Se volete altri vlog, beh, come questo, so se ce ne saranno ancora. Magari se un giorno andrò all'Etna, allora. Come allora sarà come questo. E iscrivetevi al canale se. E niente, bella ragazzi. E un saluto dal Vesuvio e il suo cratere. E dal mare, ma però adesso ci ho appena ricoperto un altro. E un saluto anche dal mare, che non speriamo che si vede. Ciao ciao, bella ragazzi, amore capoeira.